Ministro sull'ordine dei lavori, prego. Sì, Presidente, soltanto per stigmatizzare e segnalare il comportamento della segretaria d'aula Comaroli, che era seduta accanto a lei, adesso non riesco a vedere se è ancora seduta lì, ma comunque seduta alla sua destra al tavolo di presidenza, che durante un normale fisiologico scambio, diciamo, di vedute tra il ministro dell'Interno e una parte dell'opposizione, che fino a prova contraria è libera e legittimata a contestare le non risposte in questo caso del ministro dell'Interno, la segretaria, collega Comaroli si è alzata fisicamente dallo scranno del tavolo di presidenza e ha attivamente interagito con questa parte dell'opposizione, spogliandosi dei suoi doveri di imparzialità dovuti dall'alto scranno in cui era seduta e diciamo vistosamente gesticolando e rispondendo, quindi entrando nell'agone della discussione dal tavolo della presidenza. È come se lei, signora Presidente, inopinatamente si alzasse in questo momento e rispondesse nel merito a un'osservazione politica, cosa che la sua esperienza e la sua saggezza ovviamente ci fa escludere che lei faccia o farebbe mai. Però è quello che abbiamo visto. Allora, poiché chiunque sia seduto da quella parte dell'aula, che fisicamente è posta al centro dell'emiciclo, proprio a significare il ruolo di imparzialità e di bilanciamento che evidentemente rappresenta la presidenza, chiunque vi sia seduto, noi ovviamente eleggiamo presidente, vicepresidenti, segretari, parte di ogni schieramento politico, riteniamo che questo comportamento sia stato di gravità inaudita, perché segnala dal punto di vista anche della cultura politica e della coscienza democratica una totale inconsapevolezza del ruolo e della responsabilità che si rivestono una volta che si viene investiti dell'altissimo prestigio di essere parte dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. È una cosa che noi intendiamo sottolineare con forza e intendiamo, come dire, rimettere alla presidenza ogni azione necessaria affinché sia chiarito alla collega Comaroli, che evidentemente ne ha bisogno, ma a chiunque nell'ufficio di presidenza, che quando si sta seduti lì si è garanzia del dibattito democratico, anche quando il dibattito democratico, come dire, assume toni accesi e coloriti, come è possibile e normale che sia in quest'aula. E intendiamo chiedere anche che cosa la presidenza intenda fare per rassicurarci che questo mio rilievo non cada nel vuoto, ma sia trattato con la delicatezza e la gravità che a noi appare avere. Grazie. Onorevole Scalfarotto, io stessa, accorgendomi di un comportamento non consono per chi siede ai banchi della Presidenza, ho chiesto immediatamente, all'onorevole Comaroli, di non proseguire in quel comportamento. Auspico e chiedo che in futuro questi comportamenti non si ripetano più. Sottoporrò in ogni caso la questione al Presidente della Camera, che sicuramente assumerà le determinazioni più opportune, non sottovalutando la delicatezza della questione che lei ha voluto sollecitare alla Presidenza. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 17 marzo 2019, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.